Bene, misterfono.net, LGGD 510 Pop, un telefono che Samsung definisce mini maxi perché ha un max display da 3 pollici in una dimensione davvero contenuta, sono 97 mm per 49 x 11,5 di spessore. Mini anche la confezione e anche fatta in cartone riciclato, quindi un occhio attento all'ambiente, un occhio che diventerà ancora più attento quando uscirà la versione con anche il pannello solare posteriore e alcuni accorgimenti verdi tra virgolette. Batteria da 900 mAh, autonomia di circa un paio di giorni di lavoro, cavo USB, micro USB con caricatore dedicato e cuffie auricolari stereo non in ear ma diciamo classiche. Non c'è più nient'altro nella confezione, proviamo a installare il telefono, lo apriamo facendo scorrere il posteriore, mettiamo la SIM, non è dotato di alcuna scheda di memoria questo telefono, usiamo una SIM Vodafone, il telefono non è UMTS purtroppo, è solamente GPRS Edge Quad Band, dicevamo scheda di memoria da 16 GB di SanDisk, quindi è tra l'altro piena, quindi anche per testare le qualità di velocità con una scheda di memoria piena. Ecco qua, accendiamo il telefono. Touchscreen purtroppo resistivo, non capacitivo, non abbiamo il pennino di dotazione e anteriormente abbiamo solamente un tasto fisico. Molto bella la colorazione che prende durante l'accensione e anche durante le chiamate, diventa rosso-verde in base alla funzionalità di quel momento del tasto. Pulsanti per alzare e abbassare il volume, qua c'è lo slot per inserire la micro USB, mentre sul lato destro abbiamo il pulsante di scatto della fotocamera. Fotocamera che è qua al posteriore, cam da 3 megapixel, purtroppo senza autofocus e senza flash LED. Sopra abbiamo il pulsante di accensione e di blocco del telefono, c'è anche lo spazio per un laccetto. Lo sblocco si può attuare in due modi, o tenendo premuto, come vedete il telefono si sblocca, oppure slittando verso l'alto. Abbiamo l'interfaccia a 3 cubi e a widget. Schiacciando in questa icona in basso a destra, su ogni interfaccia entriamo nella funzionalità. Per esempio questa che è l'interfaccia contatti ci permette di aggiungere o di togliere dei contatti rapidi alla home. Molto carina la funzione che shakerando il telefono ci riaggiusta le icone secondo la griglia predefinita. Seconda faccia del cubo a disposizione dell'utente, quindi con molti widget che possiamo assolutamente personalizzare. Abbiamo la radio FM, come vedete, il memo, la connettività con i social network e questa icona che è data cioè ci fa accedere alle pocket application, come vedete, candela, testa o croce, sottofondo musicale o il tuo banner. Sono applicazioni molto carine, per esempio il tuo banner ci consente di andare a decidere cosa scrivere e far scorrere sul telefono una scritta di questo tipo, piuttosto che quando andiamo sulla testa o croce possiamo lanciare i dadi col nostro telefono. Insomma, sono applicazioni molto simpatiche. Possiamo ovviamente andare a togliere widget e andare ad aggiungerne altri. Questa è la pagina appunto dei widget, mentre l'ultima faccia del cubo è quella dedicata al live connection. Facciamo una bella cosa, vi faccio vedere la demo in modo che possiate capire di cosa si tratta. Come vedete possiamo essere connessi ai nostri amici per mandare rapidamente messaggi, selezionarne più di uno e scrivere a tutti un SMS piuttosto che un MMS e ovviamente possiamo resettare giornalmente lo stato
dei nostri contatti. Quindi è un'applicazione davvero carina, anche perché per esempio questa mattina il mio Mino dice finalmente è venerdì, quindi sono cose anche in mutazione giornaliera, quindi è una maniera simpatica per stare in contatto con i propri amici. Quello che vi dicevo, il tasto è contestuale, se lo schiaccio in questo caso andiamo all'elenco delle chiamate e come vedete diventa di un colore diverso in base all'operazione che stiamo facendo. Qui sotto abbiamo le quattro icone: chiamate, contatti, messaggistica, menu. Proviamo a entrare nel menu. Classico menu LG. Ovviamente il telefono è dotato di accelerometro, di radio FM, di Bluetooth. Purtroppo la connettività è limitata perché non abbiamo né Wi-Fi né UMTS. Quindi non è un telefono dedicato alla rete, ma più alle comunicazioni personali, alle fotografie e soprattutto alla musica. Andiamo subito appunto a questa funzione, musica. Vi faccio sentire come suona il telefono. Vi ricordo che stiamo lavorando con una scheda da 16 giga piena di video e di musica. Diciamo che la velocità del telefono è abbastanza buona. Audio altissimo per quanto riguarda la musica, però vengono assolutamente non riprodotte dall'altoparlante integrato le note basse, quindi solamente note alte, anche se il volume è molto buono. Stessa cosa si ripercuote anche sulla telefonata: quando andiamo a telefonare abbiamo un po' un'assenza di bassi per quanto riguarda l'interlocutore, comunque nessun grosso problema di ascolto. Andiamo alla messaggistica, così vi faccio vedere come si scrivono i messaggi. Ovviamente supporta le email. Possiamo avere vari tipi di scrittura, per esempio adesso è selezionata la scrittura a schermo, a me non piace moltissimo perché mi sembra particolarmente lenta. Andiamo direttamente ai tasti numerici, qua ovviamente conti 9, possiamo inserire un qualsiasi elemento multimediale e farlo diventare un MMS, però con il T9 la scrittura diventa piuttosto rapida. Abbiamo anche un altro sistema di scrittura che è il corsivo a riquadro, ovvero c'è un riquadro di testo dove andare a scrivere. Quando mettiamo il telefono in orizzontale, come vedete, compare la tastiera QWERTY, forse un pochino piccolina, ma anche qua riusciamo a scrivere abbastanza bene. Non è presente il pennino in dotazione perché tutte le icone sono studiate per essere utilizzate anche con le mani, pur essendo, ripetiamo, un touchscreen resistivo. Dicevamo della messaggistica, funziona abbastanza bene, abbiamo la presenza della cam, diciamo prima 3 megapixel, purtroppo senza autofocus e senza flash LED, quindi le foto da vicino non vengono benissimo. Foto che invece vengono molto bene se scattate con tanta luce da lontano, la Photo Gallery ne è testimonianza. Queste sono le opzioni di scatto, mentre slittando questo pulsantino in giù possiamo andare a girare un video. Interessante il fatto che quando andiamo a scattare una fotografia, adesso stop un attimo il video, torno nelle fotografie, torniamo indietro, la fotografia possiamo direttamente editarla velocemente col software fornito in dotazione. Scattiamo la foto, eccola qua, possiamo andare a usarla come sfondo piuttosto che andare a modificarla, come vedete, con questi strumenti che ci mette a disposizione direttamente il software del telefono. Tasto rosso ci porta direttamente in home page. Proviamo a fare una chiamata, col tasto verde passiamo direttamente alla composizione rapida. Mi sposto un po' perché i GSM provocano disturbi al microfono. Sblocchiamo il telefono e attiviamo il viva voce. Allora, la qualità della chiamata non è eccezionale, ma nel senso in cui ci esprimiamo prima, ovvero mancano i bassi dall'altoparlante. Per quanto riguarda il volume, per quanto riguarda la ricezione, nessun tipo di problema. Attenzione, è una differenza da orecchi fini, nessun problema con le telefonate quotidiane. Abbiamo la presenza di alcuni giochi, ovviamente del motore Java. Andiamo a vedere com'è fatta la galleria immagini. Come vedete, possiamo ordinare le immagini per data. Il telefono supporta gli M4 e i 3GP, non supporta nativamente i DVX che non vengono riprodotti. Vi faccio vedere anche la
radio FM, ovviamente bisogna collegare il cavo auricolare per farla funzionare, ma graficamente e funzionalmente non ha assolutamente nessun tipo di problema. Non vi faccio vedere invece internet perché, essendo un GPRS Edge, è particolarmente lento, quindi non è un telefono dedicato a chi usa particolarmente internet. Per quanto riguarda la posta elettronica, viene supportata e non ci sono in questo caso grossi problemi, perché se riceviamo mail non molto pesanti la velocità è più che sufficiente. Abbiamo un lettore di file di documenti, vi faccio vedere, per esempio noi nella scheda di memoria abbiamo alcuni PDF, e vi faccio vedere che anche quelli abbastanza impegnativi come questo decreto regionale vengono aperti molto velocemente. Possiamo ovviamente zoomare perché il display da 3 pollici non ci consente una facile lettura senza zoom, ma diciamo che nei casi di emergenza riusciamo tranquillamente a leggere dei documenti. Cosa dire di questo LG 510? È il primo di una serie di telefoni eco di LG, diventerà ancora più eco quando uscirà la versione col pannello solare integrato al posteriore, con alcuni accorgimenti software per renderlo più verde. Per adesso è un telefono abbastanza compatto, funzionale, unica nota negativa appunto mancanza di bassi dell'altoparlante, mancanza di connettività UMTS e soprattutto display capacitivo che richiede un pochino di pressione per essere ricettivo. Per il resto un telefono molto carino, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, portatilissime. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.